Primo giorno in Abruzzo denso di impegni per la commissione d'inchiesta parlamentare sulla discarica di bussi che si sta occupando anche del processo e della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Chieti lo scorso 19 febbraio che ha assolto i 19 imputati ed è rubricato il reato di disastro ambientale doloso facendo intervenire la prescrizione. Dopo il sopralluogo effettuato in mattinata a Bussi nel pomeriggio in prefettura a Pescara ci sono state le audizioni da parte dei componenti la Commissione, presieduta dal deputato del PD Alessandro Bratti. I primi ad essere ascoltati sono stati i PM Anarita Mantini e Giuseppe Bellelli, i magistrati che hanno istruito il processo sulla mega discarica. Gli atti dell'audizione, durata circa un'ora e mezza, sono stati secretati. Poi è stata la volta dei vertici della regione e delle altre parti civili costituitesi all'interno del processo in corte d'assisi a Chieti. Quella di oggi è una giornata importante per il comprensorio della Valpescara e di Bussi in particolare? Quella di oggi è una giornata importante come tutte le altre che stiamo affrontando almeno questa amministrazione da due anni a questa parte perché sono due anni che si parla di piani di caratterizzazione che servono a capire l'inguinamento che c'è. Sono due anni che si parla di progetti per risolvere quel tipo di inguinamento. Sono due anni che si parla di come, di come restituire a un territorio che ha perso tantissimi posti di lavoro quello che non ha più. Il WWF Abruzzo, rappresentato da Luciano Di Tizio e dall'avvocato Tommaso Navarra, ha presentato alla Commissione un nutrito dossier che ha come scopo quello di segnalare quanto hanno fatto in termini di controllo e di inchiesta tutte le componenti della società civile abruzzese. Si è parlato anche del processo? No, in termini generali noi abbiamo un'idea, cioè che bisogna salire tutti i gradini del Golgotha del nostro ordinamento giudiziario per risolvere una vicenda così complessa e qui l'abbiamo iniziato a salire già in primo grado. Adesso cosa accadrà dopo questa audizione? Ma sostanzialmente la Commissione è assolutamente ben informata, hanno fatto anche delle domande, ci sembra un elemento di positività non irrilevante. Le audizioni e il sopralluogo per noi della Commissione sono stati molto interessanti. Abbiamo ricavato anche nell'interlocuzione con i pubblici ministeri delle nuove eh, informazioni, eh, che poi insomma, adesso cercheremo di mettere tutte assieme. Tante cose sono ormai note. Mm, abbiamo verificato che insomma, un maggior coordinamento della parte pubblica tra il Ministero. E soprattutto nell'attività del commissario, che doveva essere un commissario a tempo limitato, in realtà parecchi anni che svolge questo suo ruolo, deve essere un po' ridefinito. Diciamo che c'è stata un po' una sottovalutazione del problema negli anni passati.